È arrivato alla fine del suo mandato da sindaco. È più soddisfatto di finire o più rammaricato? Nessuno dei due. Credo che questa amministrazione abbia lavorato con grandissimo impegno. È finito un momento. Io riacquisto la mia libertà personale dopo aver dato tutto quello che potevo con l'amministrazione alla città, quindi la vedo come un discorso normale. Finisce un lavoro fatto col massimo impegno, con la coscienza a posto e inizia una diversa vita che è quella mia personale, che penso e spero di poter fare, visto che ormai, data l'età, un po' di pensionamento, penso di meritarlo. Quindi non in questo giro, ma neanche in futuro non vede una sua ricandidatura. Invece A livello comunale no. a livelli maggiori, forse? Guardi, in questo momento io ho bisogno di staccare un pochino. E poi, sa, in futuro non è detto che possano esserci altre occasioni, chissà dove, chissà come, chissà quando. Facendo un bilancio di quello che è stato fatto in questi anni, la cosa che l'ha soddisfatta di più come sindaco qual è stata? Momenti più belli sono stati la sfilata degli abiti, fa ridere, la durata degli abiti, ma la cosa principale è stata che mi sembra di aver risposto ai cittadini, ecco, mi sembra, io e tutta l'amministrazione, ci sembra di aver risposto ai cittadini per quanto possibile nei nostri limiti, nei limiti finanziari, considerato che questo è il momento più difficile del dopoguerra, insomma, abbiamo fatto il possibile e pensiamo di aver risposto abbastanza ai cittadini. Ascolti, a proposito dei temi forti del territorio bovesano e locale, su due aspetti mi volevo concentrare. Il primo è per quanto riguarda l'aspetto dell'ospedale di Boves, che è ovviamente un tema importante. Secondo lei, il prossimo sindaco, chiunque sarà, che cosa dovrebbe fare? A proposito dell'ospedale, dunque, oggi la palla ce l'ha la casa di riposo. Io ho lavorato tantissimo, ho minacciato anche di catenarmi, ho avuto anche qualche reazione, ho seguito per certi periodi settimanalmente la questione, contatti con l'ASL, eccetera. Noi abbiamo ottenuto di avere la disponibilità dell'ASL di mettere tutta la questione psichiatria anche con dei nuovi ambulatori. Ho avuto dalla Varaldi, che è la direttrice dell'ospedale Santa Croce, la possibilità di riaprire nuovi ambulatori. Adesso bisogna fare in modo che ci sia certificato di prevenzione incendi nuovo, perché l'ASL prima era carente, per poter far partire tutto questo discorso. Il certificato di prevenzione incendi lo può fare solo il proprietario dell'immobile. E quindi la palla al momento è in mano alla casa di riposo, che è il proprietario. Ecco, però se non sbaglio, per avere il certificato sulla protezione incendi occorre fare dei lavori per metterli a norma e per sistemarli. Questi lavori sono molto esosi. Secondo lei il comune dovrebbe intervenire economicamente per aiutare la casa di riposo in questo oppure è un problema della casa di riposo? Io credo, non sarò più io a decidere queste cose, ma credo che nel momento in cui la casa di riposo avrà in mano dati certi, cioè costi e tempi, io spero, credo che la prossima amministrazione, come ha fatto fino adesso, perché fino adesso, tolto questo periodo in cui il comune non può versare fondi perché l'ospedale è chiuso, e la convenzione parla di fondi per l'ospedale, penso che il comune provvederà a intervenire anche in qualche modo per facilitare l'operazione. Ora, con la campagna elettorale che sta andando verso la conclusione, una delle liste candidate di fatto è la continuazione della sua amministrazione, cioè una fusione tra quella che erano i reduci, diciamo così, della lista che aveva sostenuto la sua candidatura e della lista di Paoletti. Lei pensa ancora a come quella lista che l'aveva sostenuta si era un po' disfatta, come alcuni se ne erano andati, come aveva rischiato di, appunto, il comune di essere commissariato perché poteva mancare una maggioranza? E che giudizio ne dà dopo un po' di anni? È stato un momento che mi ha fatto stare molto male, per fortuna si è risolto bene per la città e credo che questa esperienza sia stata, io dico, abbastanza positiva. Poi saranno i cittadini a valutare
se quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto bene o no. Ma lei in questa campagna elettorale si è speso per dare l'appoggio alla lista di Paoletti per Boves oppure no? Io ho voluto restare fuori da tutte le campagne elettorali, però credo che saranno i cittadini a valutare, perché i cittadini valuteranno l'operato di questa amministrazione, considerato che gli elementi portanti di quella lista sono gli elementi di questa amministrazione, saranno loro a valutare. Se ritengono che l'amministrazione abbia lavorato bene, voteranno questa lista, se no ne voteranno qualcun'altra. E se per caso non votassero quella lista, lei ci rimarrà male come giudizio negativo nei suoi confronti oppure no?